Radio Radicale, siamo con Francesco Paolo Sisto di Forza Italia per parlare di ergastolo ostativo. Ieri è giunta l'esame della Corte Costituzionale, una questione che è stata sollevata da un tribunale di sorveglianza su due detenuti che sono stati condannati all'ergastolo ostativo e che chiedevano dei permessi premio. Allora, la polemica su questo argomento è forte dopo il pronunciamento della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Allora, come vede la questione? Ma la questione è stata risolta dalla Corte europea in modo conforme ai principi della CEDU. C'è poco da dire. L'ergastolo ostativo è un'invenzione di politica criminale che fa pugni con i principi costituzionali. Poi si può essere d'accordo, si può non essere d'accordo. Il controllo con l'ortodossia dei principi costituzionali dà ragione ovviamente a chi in qualche maniera vorrebbe fare dell'ergastolo una pena assolutamente priva di qualsiasi contenuto rieducativo. Nel nostro sistema le pene tendono alla rieducazione e questo, ahimè, per chi non è d'accordo, io invece sono d'accordo, mi sembra che debba essere una caratteristica di qualsiasi scelta interpretativa o legislativa in materia di sanzione penale. Ecco, la questione si pone per i permessi premio, anche per i provvedimenti per le ordinanze di libertà condizionale. Ma il problema si pone in linea generale. È vero che nel nostro sistema il doppio binario è stato ritenuto legittimo dal punto di vista costituzionale, reati di mafia e reati ordinari, ma questo non significa che per i reati di mafia si debba propendere per una lettura, come posso dire, non in linea con quelli che sono i principi della carta che regge il nostro processo e il nostro diritto sostanziale. Quindi non vedo differenze. Abbiamo una carta costituzionale, troppo spesso qualcuno se la dimentica, qualcuno se la mette nel cassetto, poi lo riapre il cassetto, poi riapre una pagina. Si pensi ai temi della prescrizione, al 111, si pensi al diritto alla salute. Sono norme che hanno una loro vigenza e debbono essere rispettate comunque e sempre. Conoscendo l'atteggiamento della maggioranza, pensa che la questione verrà regolata nei prossimi anni dalla Corte Costituzionale, così come è successo in parte con la questione relativa all'eutanasia? Ma io credo che la Corte Costituzionale non si potrà sottrarre a un intervento che sia in qualche modo, come posso dire, che faccia eco alla scelta dell'autorevolissima giurisprudenza europea, che mi sembra, ripeto, ripercorra quelli che sono gli step della nostra norma regolatrice all'interno della Costituzione. L'ultima questione che riguarda la manovra e le manette agli evasori. Allora, l'evasione fiscale è da condannare sempre e comunque, però una cosa è punire l'evasore, un'altra cosa è sbatterlo in galera. Guardi, non, veramente sono fuori di me per questa scelta, altro che svolta culturale. E anche Robespierre pensava che la ghigliottina fosse una svolta culturale. I 5 Stelle sono portatori di una logica manettara che fa pugni con i principi anche qui costituzionali. È evidente che chi evade deve avere una giusta punizione ed è già previsto dal 74 del 2000, ma volere incidere così pesantemente sulla libertà personale, ma soprattutto con quei sequestri preventivi per equivalente, che significa il blocco e la paralisi di qualsivoglia iniziativa economica, perché è ovvio che chi va al di là di una certa soglia è colui che cerca di dare lavoro anche agli altri. Quindi occhio a non sovrapporre la necessità di procurarsi un'oncia di consenso in più nella pancia del Movimento 5 Stelle con una vera e propria paralisi di quello che invece è il sistema economico di questo paese. Se noi portiamo l'Italia ad essere un paese della santa, o meglio non santa, Inquisizione, il blocco economico, la paralisi imprenditoriale sarà definitiva. Io la ringrazio Francesco Paolo Sisto di Forza Italia. Grazie a voi.